Storia di vita in questo quarto appuntamento ci porta oggi qui a Mistretta e conosceremo un amico anche di Telemistretta, un appassionato di poesia, ma soprattutto di fotografia. Parliamo di Peppino Ciccia che oggi ci ospita a casa sua. Eccolo qua, il nostro amico Peppino, grazie per ospitarci e per farci conoscere la tua esperienza. Benvenuti, benvenuti. Accomodatevi. Ok, possiamo entrare. Grazie Peppino. And the memories bring back your, back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Come già detto nella nostra introduzione, oggi abbiamo come ospite in questa quarta puntata di Storia di Vita l'amico Peppino Ciccia, che noi ringraziamo anche per averci ospitato qui a casa sua per parlare un po' della sua attività, della sua storia, ma soprattutto delle sue passioni. Iniziamo subito con la domanda di rito che facciamo a tutti i nostri ospiti di Storia di Vita. Peppino Ciccia, chi è? Beh, Peppino Ciccia è un mistrettese adottivo, come detto l'altro giorno nella trasmissione che abbiamo fatto alla Telemistretta. Adottivo nel senso che sono nato a Messina e poi sono arrivato a Mistretta dopo 2 anni. E quindi dai 2 anni in poi sono stato sempre e sono sempre mistrettese. Peppino, tu hai coltivato nella tua vita tante passioni, ma una su tutte, diciamo, ti ha catturato di più, ovvero l'amore per la fotografia. Come nasce questa passione, soprattutto quando hai iniziato a scoprire questa tua passione? La fotografia nasce nel 1967. Ero con un amico Bernardino Di Salvo, l'ispettore, che aveva una macchina degli anni 30, quella a cubo molto vecchia. E lui ci aveva messo una pellicola che era una 6x6. Eravamo davanti alla villa comunale e salivano 2 ragazze. Io ho messo la macchina in mezzo all'inferriata e ho fatto la foto. Abbiamo sviluppato quelle foto ed è venuta molto bella. Dico, allora so fare le foto. Sono andato a Roma nel 69, nel 68, per fare un concorso che era un concorso per i ragazzi, figli di lavoratori orfani loro, i ragazzi, e ho visto tanti giapponesi che con le macchine fotografiche, ciak, 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 tutti in giro, ero nel Vaticano, dico che bello, qui tutti sto po, 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 con queste foto. Sono andato in via Mendola, che è vicino alla stazione Termini, e ho comprato una macchina fotografica, che poi vi farò vedere perché ce l'ho qui, è esposta nella vetrina. Ci ho messo un rullino, sono andato in cima alla chiesa di San Pietro e ho fatto pum, 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 tutto attorno un giro di foto. Arrivo a Mistretta, chiamo un amico Enzo Loiacono, il giornalista che voi conoscete, gli ho detto: Enzo, per favore mi sviluppi queste foto, io ancora non sapevo farlo. Lui me l'ha sviluppato, mi ha detto: ma che cosa hai fotografato? Come hai fotografato? Dalla cupola di San Pietro l'ho fotografato tutta Roma. Sì, ma è tutto bianco. Quel brav'uomo di ragazzo che mi aveva venduto la macchina aveva montato male la pellicola. Quando l'anno dopo sono tornato a Roma, idem, sono andato, me la sono fatta mettere un'altra pellicola, insomma, ho fatto le foto di Roma e sono le prime foto che ho fatto all'estero, chiamiamolo così. Fuori Sicilia. Fuori Sicilia, ovviamente. Mentre a Mistretta avevo già cominciato a fare delle foto, degli avvenimenti, delle cose che succedevano nella nostra cittadina. Poi ho comprato una Reflex Canon, poi ho comprato altre macchine, poi ne ho comprate ancora, ne ho tantissime. Ne utilizzo pure tante e ho fatto tante, ma tante, tante fotografie. Le tue foto immortali spesso feste religiose, San Sebastiano, la Madonna della Luce, la Madonna dei Miracoli, gli eventi religiosi in genere, ma anche e soprattutto foto del centro storico, le abbiamo viste anche qui esposte, e attraverso il tuo obiettivo si può dire che hai raccontato anche l'evolversi del centro storico di Mistretta. Come vedi oggi il cuore pulsante della storia di Mistretta per il centro storico che purtroppo in alcune zone è molto degradato? Allora, a me piace la fotografia panoramica. Dal
vado un po' contro le regole della fotografia, che è quello di fare un racconto completo per ogni, diciamo, set fotografico. A me piace fare le foto che mi piacciono, che mi ispirano, che mi dicono quasi questo è un quadro, e allora mi faccio una foto. Mistretta offre tantissime occasioni, tantissimi spunti, tantissime stradine, anneti, palazzi che noi ben conosciamo e che amiamo soprattutto perché è la nostra cittadina, ma non solo perché è la nostra cittadina, ma perché come Mistretta ci sono poche città in Sicilia, perché Mistretta per fortuna ha conservato fino ad oggi tante delle sue caratteristiche che offrono la possibilità di fotografare da un lato e di sperare che si possano mantenere dall'altro lato. Certo, dal 70, facciamo così un numero pari, da quando ho cominciato a fare fotografie al 2020, facciamo un altro numero pari, ormai siamo arrivati. Le cose sono molto cambiate. Sono cambiate le strade. Allora mi ricordo che c'era il corso qui in Ballatuna, voi siete giovani, non li avete mai visti, c'era il ponte per la neve, c'era neve che arrivava fino a 10, 20, 30 centimetri, adesso non arriva neanche la neve. I Ballatuna non ci sono più perché mettere i mattonelle, dopo le mattonelle hanno messo l'altro Ballatuna che si rompono sempre. Scusate un po' il siciliano. No, ma siamo tra di noi qua, quindi scusate, possiamo parlare siciliano. Benissimo in siciliano. E quindi è cambiato il corso, ma assieme al corso sono cambiate tante altre cose. Purtroppo nei restauri di alcune case non si è rispettato quella che è una norma, diciamo, generale di mantenere la pietra. Io faccio parte di quell'associazione Progetto Mistretta che per tanti anni ha predicato, fortunatamente anche esaudita, diciamo così, la pietra. E molti restauri delle case sono state fatte in pietra, con le facciate ancora in pietra. Molte purtroppo non lo sono più, quindi abbiamo perso alcune caratteristiche. Però se giriamo le nostre stradine, se giriamo a Urruccazzo, se andiamo a Casazza, se andiamo a Santa Caterina a Daiauto, in tanti altri posti, vediamo che ci sono posti ancora intatti, che sono di una bellezza unica. A parte l'erba di vento, o la famosa erba di vento, che riempie le strade e che purtroppo molte volte rovinano anche le foto. Però se sappiamo fare le foto, anche quelle assumono una caratteristica. Come mi chiedevi tu, cosa si può fare? Ma la più brutta cosa di Mistretta è il si vende. Questa è la cosa più brutta. Si vende perché? Perché negli anni 60 e 70 c'è stata quella grande massa di emigrazione che è andata via di gente, massa di gente che è andata via a Torino, a Milano, alla Fiat a lavorare. Io mi ricordo i miei cugini, sono andati via tutti, purtroppo sono morti anche là. E quindi lì hanno ricostruito la loro famiglia. Le case sono rimaste, le persone non ci sono più. Il tuo amore per la fotografia è stato anche, diciamo, messo qua in questo libro che abbiamo qui sul nostro tavolo, San Sebastiano a Mistretta. Tu, da buon mistrettese, non potevi non dedicare un libro fotografico al santo patrono di Mistretta. Questo libro in che anno è stato pubblicato e soprattutto con chi l'hai fatto? Il libro è stato fatto in collaborazione con Lucio Bartolotta, che ha scritto un po' la storia di San Sebastiano, un po' antica, quindi poi ci sono state nuove notizie, nuovi ritrovamenti, nuove diciamo, attualità sulla figura di San Sebastiano, però già è un primo momento. Anch'io ho scritto in un modo diverso la storia di San Sebastiano, ma ci ho messo le foto. Le foto del libro sono degli anni 69-70, quei momenti lì, quando San Sebastiano usciva dalla Chiesa Madre. Quindi sono un momento storico molto importante. Anche quelle col bianco e nero, il movimento, la folla, la gente, ma soprattutto per dimostrare la bellezza e l'amore per questa festa, per il santo patrono e per il momento che si vive nella festa di San Sebastiano.
il libro è degli anni 86-88, qualcosa del genere, la memoria se ne va un po' a spasso, dovremmo leggerlo all'interno, ma non lo facciamo, non ha importanza il giorno, l'anno in cui è stato fatto, ha importanza quello che c'è dentro. Il libro ha avuto molto successo, grazie a Dio, e lo ha stampato Carmelo Mossicato, che era un ottimo tipografo a Messina, ha riscosso un bel successo, ma soprattutto è immortalato in un modo più costruttivo, in un modo più largo, più ampio, quella che è la processione di San Sebastiano. Tanti altri poi si sono cimentati con successo in questa attività di fotografare la festa. Oggi esce San Sebastiano, ci sono più telefonine, più macchine fotografiche che gente che cammina, per cui l'amore per la festa è quello che è e che sarà sempre così. Io mi posso vantare immodestamente di essere stato uno dei primi a mettere per tutti la festa di San Sebastiano. Peppino, fra le tue passioni, oltre che la fotografia, c'è anche la poesia, la prosa, e hai scritto due libri. Uno si chiama Dietro la memoria, parole e immagini, e un altro Sia che il tempo. In questi due libri, in queste due raccolte più che libri, quali poesie sono contenute? Soprattutto vediamo anche delle raffigurazioni del tuo grande amico, l'artista Enzo Salanitro. Quando sono stati fatti questi libri, e soprattutto quest'altra tua passione, come l'hai coltivata e quando ti è nata? Questo è mi pare del 91, con la prefazione di Massimiliano Cannata, e ho voluto mettere nella prima pagina del libro quella che è la figura per me più importante, che è quella di mio padre. Poi c'è anche quella di mia madre, con in braccio mio figlio, che è Davide, che aveva, quindi ad agosto, lui è nato a febbraio, 6 mesi, 7 mesi. Molto vivo. E lui era molto paurito perché eravamo qui al balcone. Mia madre invece era felice. E quel sorriso che a lei è stato veramente per me un momento bellissimo, perché lei era felice di avere quel bambino in braccio. Ho scritto queste foto, c'è anche un'altra foto, perché mi piace scrivere le poesie, va bene, lapsus freudiano, diceva una volta uno, perché mi piace scrivere le poesie, non mi vanto di essere poeta, non ho studiato poesia, anche se ho fatto il classico e tutto, ne ho lette tante, studiate molto di più, ma le scrivo per passione, per esprimere il mio pensiero, i miei momenti, belli o brutti che siano, per immortalarli per me stesso più che per gli altri, ma poi sono anche piaciute, mi fa anche piacere questo, diciamo. C'è quella poesia che ha un po' accennato Sebastiano Inzinga, per esempio, siccome parla della morte non la leggo. Prima di concludere, Peppino Ciccia adesso, che vive costantemente a Mistretta, che progetti ha? Peppino Ciccia ha sempre progetto di fare qualcosa. Se non fa qualcosa, sta male. Allora, fa di tutto. Mi piace impegnarmi, mi piace essere partecipe agli avvenimenti e partecipare anche costruttivamente, spero, perché questi avvenimenti sono importanti per il nostro paese. Non ultimo, anzi ultimo, che c'è in questo momento è quello dell'anno mariano, che io giudico una delle cose più belle che si possano fare e una delle cose importanti che si possano fare per la nostra cittadina, ma non solo per la nostra cittadina, l'anno mariano è per tutti, quindi la partecipazione dovrebbe essere sentita da tutti e attiva da tutti. Poi mi piace continuare a fare le foto, le faccio, ho un libro in preparazione, un libro di poesie in preparazione, un libro di racconti in preparazione, li metto su PDF e poi chissà come poi va a finire. Con l'associazione credo che farete. Poi con l'associazione abbiamo il premio Maria Messina, le altre cose, abbiamo 15 anni di premio, 24 anni di 21 anni di giornale, il centro storico, dal 94 l'associazione che funziona e che ha dato tantissimo a Mistretta. Spero che la gente si renda conto dell'importanza di questa associazione e del premio Maria Messina, che tra l'altro noi abbiamo nel nostro cimitero questa bellissima donna che ha scritto queste cose belle su Mistretta. Non stiamo qui un po' a discutere di letteratura, ma è importante il premio Maria Messina, come sono importanti le altre associazioni di Mistretta che si impegnano
per il nostro paese. Però su 4.800 abitanti, sulla carta, non so quanti siamo in realtà, quando sono 50, 60, 80 persone che si impegnano, sono poche. Ma io faccio un appello anche ai nostri ragazzi, impegnatevi voi, perché io che ormai ho raggiunto una certa età, fra poco me ne andrò, come se ne vanno gli altri. Voi restate, non andate via da Mistretta e lavorate per Mistretta. Per concludere, Peppino, vuoi leggerci una tua composizione di questa tua raccolta di poesie, affinché apprezziamo anche la tua qualità, ovvero quella di poeta e scrittore di poesia? Io voglio leggervi una delle prime che ho scritto e che ho dedicato a mio padre, Sebastiano Malanno, che era un marito razzato ridda, che erano mio padre e mia madre, ai quali genitori io dedico sempre una grande passione. Se non fosse stato per loro io non ci sarei. E molti mistrettesi capiscono quello che voglio dire, non ci sarei. Mi hanno dato la vita e io per la loro vita sono qui e ho scritto qualche cosa. Ne ho scritto una per mio padre, poi ne ho scritto una per mia madre, ma alcune le pubblicherò e non me l'anticipo. Vi leggo questa che invece è una delle prime che ho scritto. Cammina solo all'erta collina dell'ultimo desiderio. Stentore e legni aiutano curve ginocchia a sopportare il grave peso della vita. Vuoto buio lo circonda, aiuta ad aspettare, a sfogliare ore di lungo giorno su una sedia che ospita lo stanco corpo. Bianchi occhi seguono ombre mute, sorridono all'amico che passa, con un cenno saluta, osserva il lento fluire di quelli che lascia. Non ascolta più i rumori del mondo, vede cicale, arse pietre, arida terra, dorato grano, grappoli d'uva e dune di neve. Sente ulivi zuppi di pioggia che negano il cielo. Rivive nel sogno quotidiano il trascorso tempo e quieto attende l'ultima compagnia. Era seduto sotto, dove c'è oggi la cucina, e lui vedeva passare la gente sempre seduto così. Quei che passava. Ah, quel signore lì. Sì, lo conosco. E poi ritornava in silenzio. E questa è la poesia. Bellissima, veramente, complimenti Peppino. Un momento abbastanza anche commovente e fa capire veramente l'amore per i tuoi genitori, ma anche l'amore, ho letto alcuni tuoi componimenti, per Mistretta e per il tuo paese. Bene, noi non ci rimane altro che ringraziarti per averci ospitato e soprattutto per averci dato la tua testimonianza della tua passione, soprattutto della tua voglia di fare. Vi ringraziamo per averci seguito per questa puntata di Storia di Vita. Finisce qui questo quarto appuntamento e cogliamo anche l'occasione per augurare a tutti un buon Natale. Arrivederci. Buon Natale a tutti, grazie a voi per essere venuti qui a casa. Adesso vi offrirò il caffè. Grazie.